Ok, vado? Posso? Salve. E, ok, il tipo che noi abbiamo pensato, come dire, non diverge molto nei punti cardine da quello che è stato già detto, quindi è una piattaforma web per i giovani 18-29 anni che vorrebbero entrare nel mondo del lavoro grazie alle proprie passioni. E tipo lo permette, permette loro quindi di entrare e toccare con mano il mondo lavorativo e il contesto aziendale proprio attraverso una corrispondenza tra i propri interessi. Fino a qui però non c'è niente di nuovo da quello che è stato detto e quello che già c'è. Quindi che cosa fa tipo in realtà in più o di diverso rispetto alle piattaforme che già offrono questo servizio? Tipo diciamo stravolge un po' le regole e la logica, cioè fornisce tutto in maniera anonima. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni soggetto avrà dei propri, indicherà dei propri interessi, delle proprie passioni, che adesso vi spiegherò anche in che termini, e allo stesso modo lo farà l'azienda. Ma nel momento in cui vi sarà una ricerca attiva da parte dell'azienda o un'inserzione di lavoro a cui i soggetti si candidano, tutti i candidati saranno proposti in maniera anonima, cioè nome, cognome, puntati. Non ci sono informazioni sul genere, non è possibile fare discriminazioni o altro. E ovviamente informazioni quali, ad esempio, esperienze passate o qualifiche non contano più nulla. L'unica cosa che andrà a considerare l'algoritmo di tipo saranno appunto gli interessi che sono in comune, interessi e passioni in comune tra i soggetti, i candidati e i campi di interesse in cui opera l'azienda. Andiamo più nello specifico. Come funziona nel momento in cui non vogliamo un utente, che sia un privato o un'azienda, vorrebbe andare a costruire, a creare un profilo dentro tipo. Funziona in una maniera simile in entrambi, ovvero nella parte privata noi potremmo andare a costruire il nostro reparto interessi e il nostro reparto passioni. Che cosa intendiamo noi però con interesse? Interesse, diciamo, non è esclusivamente un sinonimo di competenza. Cioè, facciamo un esempio più banale. C'è un processo guidato per riempire questo campo, cosa che andrà a facilitare chi magari è un po' timido, chi è insicuro, chi non crede in se stesso e potrà aiutarlo a scoprire nuove potenzialità di cui magari non è a conoscenza o non gli sarebbe neanche venuto in mente nel momento in cui trovi un foglio bianco e oddio, parlami di te, cosa faccio? Quindi che cosa accade? Accade che questi interessi possono essere interessi generici che possono essere applicati in un contesto lavorativo. Il soggetto indicherà anche però delle passioni, passioni personali, generiche, tipo una passione per i motori, che non per forza possa essere applicato in un contesto lavorativo, ma può essere preso in considerazione. A sua volta, dall'altro canto, le aziende cosa faranno? Parlare informazioni generali, vabbè, noi siamo questo, facciamo quello, produciamo questo, facciamo cosa. Ma dovranno andare a compilare anch'essi attraverso un processo, un percorso guidato, un campo di interesse in cui operano, un campo di interesse che rispecchia gli interessi dei soggetti, campi di interesse generici che permetteranno in un processo di ricerca attivo un match tra interessi del soggetto e gli interessi del profilo aziendale. Ma qual è la caratteristica appunto? Abbiamo detto che c'è un match, verranno evidenziati in un processo di ricerca attiva o nel momento in cui i soggetti si candidano per un'inserzione lavorativa, tutti saranno in forma anonima. Quindi questo cosa significa? Che l'unica discriminante non sono, come ho detto, diciamo, tutte le esperienze passate accademiche o lavorative, ma saranno unicamente questi interessi, tutti gli elementi discriminatori potranno essere tolti. Ok, possiamo passare. Vai. E parliamo di un attimo di sostenibilità. Come abbiamo ipotizzato che possa funzionare questa applicazione? L'ipotesi è che magari potremmo far versare una quota mensile dalle aziende affinché loro possano inserire delle inserzioni lavorative all'interno del sito. Queste inserzioni quindi farà sì che dei soggetti si candideranno al posto di lavoro e se le aziende assumeranno questi candidati, o comunque un tot di candidati, potranno assumere crediti sulle assunzioni. Questi crediti virtuali, abbiamo ipotizzato, possano essere convertibili in agevolazioni, ad esempio sui costi di contratto o sul mantenimento dei soggetti, del personale, o magari più realisticamente anche su un'agevolazione o una facilità nel ricevere fondi per stage promossi a livello regionale, ad esempio il bando Torno Subito per essere più chiaro, e ovviamente anche se si vuole una possibile donazione. Questo in tutto avrà un ritorno in termini di reputazione e di visibilità per l'azienda.
E per quanto riguarda invece la promozione dell'azienda stessa, abbiamo ipotizzato di passare, utilizzare contesti, diciamo, contesti lavorativi, contesti scolastici e universitari, quindi promuovendoli in loco, oppure utilizzato in media, ovvero dei partner dello sviluppo del brand logo, dell'app logo. E quindi questo, grazie.